mai sconfitta fu più dolce per la Sidea Group Junior Fasano, che in gara 2 del terzo round di European Cup cede sì per 27-35 agli olandesi del Cambit Lion, ma accede ugualmente agli ottavi di finale grazie al 35-25 maturato in gara 1, impresa ancora più eccezionale alla luce della forza evidenziata nella seconda partita dal team dei Paesi Bassi. Che le cose sarebbero andate diversamente rispetto all'incontro della sera precedente è stato evidente sin dall'avvio, che vedeva gli ospiti spingere subito sull'acceleratore e prendere 3 punti di vantaggio. Sul finale della prima frazione i biancazzurri raggiungevano gli avversari sul 15 pari, ma con un break di 3-0 il Cambit Lion allungava nuovamente, chiudendo la prima frazione sul 16-19 e facendo intendere che il discorso qualificazione è tutt'altro che deciso. Il secondo tempo si apriva infatti con un'ulteriore devastante accelerazione degli olandesi, che piazzavano un parziale di 6-0, di fatto ad una sola rete dall'equilibrio nel computo delle due gare. Ma a questo punto i padroni di casa, fisicamente e psicologicamente provati, riuscivano a trovare le giuste energie per non far fuggire oltre gli avversari. Si danzava così a lungo sul filo del baratro per i ragazzi di Vito Fovio, con il gap che oscillava costantemente tra il meno 7 e il meno 9, fin quando i Lions, supportati dai tifosi in un palazzizzi infuocato, a 4 minuti dal termine giungevano ad annullare definitivamente il vantaggio acquisito in gara 1 dei pugliesi, pregustando il passaggio del turno. Nei minuti conclusivi però, spinti dal solito caloroso pubblico fasanese, la Junior spostava nuovamente e definitivamente il discorso qualificazione dalla propria parte, con le ultime 2 reti, fondamentali per l'accesso agli ottavi, siglate dal fasanese puro sangue Davide Pugliese, che mandava in visibilio i sostenitori biancazzurri, che accoglievano con un boato gioioso e liberatorio il 27-35 della Sirena. Cosa si prova a realizzare il punto più importante della partita? È una bellissima sensazione, inspiegabile, soprattutto quando poi il pubblico ti incita in quella maniera, negli ultimi minuti quando la partita stava volgendo in una maniera molto complicata. Siamo stati in grado di tenere testa fino alla fine e portare il risultato a casa. Non era affatto facile, però ci siamo riusciti e abbiamo passato il turno in coppa. Redatta un'altra pagina di storia, la Junior dovrà attendere il sorteggio in programma a Vienna alle ore 11 di martedì prossimo, 13 dicembre, per conoscere l'avversario degli ottavi della European Cup in programma tra l'11 e il 19 febbraio 2023.